Con l'aumento dei casi di Covid-19, corsa sfrenata al tampone, magari dopo aver avuto un contatto con un positivo, ma soprattutto in vista del Capodanno. A Pescara, come confermato dal sindaco Carlo Masci, la situazione è critica. Il primo cittadino ha spiegato come negli ultimi giorni si è superata la richiesta di oltre 1.000 tamponi registrati dalla ASL, un dato che rischia di paralizzare il sistema sanitario cittadino. Io sono molto preoccupato perché in questi giorni il virus si sta espandendo in tutta Italia a dismisura, anche se in maniera meno aggressiva in termini di malattia rispetto al passato, ma questo dipende dai vaccini, dal fatto che tutti quanti noi ci siamo vaccinati e quindi il virus è meno aggressivo. Però si sta espandendo, dobbiamo evitarlo e quindi dobbiamo evitare situazioni che possano creare contagio, come quelle degli assembramenti, tant'è che noi abbiamo annullato tutte le iniziative del 31 e dell'1, ma io l'appello lo faccio anche ai cittadini, queste feste dobbiamo trascorrerle in famiglia con i prossimi congiunti, evitare incontri allargati. Questo appello lo faccio anche perché la ASL me lo ha chiesto. In questi giorni l'hub dei tamponi è stato assalito, ha tenuto conto che ci sono anche le farmacie che stanno facendo tamponi da giorni, giorni e giorni, ma anche l'hub vaccinale dove si può andare soltanto su prenotazione, ha visto arrivare tantissime persone che hanno chiesto di vaccinarsi perché evidentemente le persone sono preoccupate di quello. A proposito, lei ha chiesto quanto più possibile di restare a casa e potrebbe essere definito un lockdown indiretto, quello richiesto dal sindaco. No, io dico che dobbiamo stare in famiglia, dobbiamo stare con i prossimi congiunti. È chiaro che chi non può stare in famiglia e deve andare al ristorante, che lo faccia con le persone più vicine possibili.